you uh -huh. ci occupiamo delle caratteristiche meccaniche dei materiali metallici, in particolare quelle che rileveremo con una prova a trazione. Perché ci occupiamo di determinare queste caratteristiche? Perché hanno una influenza particolare sui principali processi di lavorazioni tecnologici di cui ci occupiamo. Ora, è meglio chiarire subito alcuni dettagli di come tratteremo queste informazioni. In particolare ci riferiremo sempre a dei carichi riferiti alla unità di superficie e senza andare nel dettaglio di alcune convenzioni, diciamo che ci riferiremo in genere ad un cubetto elementare di materiale, di dimensione unitaria e individueremo le tensioni normali e le tensioni tangenziali applicate ad ognuna delle facce secondo questo schematismo che ci serve a individuare come è sollecitato il materiale. Passando ad esaminare alcuni casi particolarmente semplici, vedremo che nell'ipotesi più generale potremo avere delle tensioni diverse applicate alle tre facce del nostro cubetto, oppure avere una simmetria in modo da avere uno stato di sollecitazione che potremo chiamare cilindrico. Con due tensioni principali uguali e una terza diversa, in particolare ci occuperemo oggi del caso in cui queste due orizzontali sono zero e abbiamo solo la terza, oppure ancora, caso di stato di sollecitazione sferico o idrostatico, in cui tutte e tre le tensioni, che indichiamo al solito con una lettera sigma, sono uguali tra di loro. Possiamo vedere che eh, l'individuazione di queste tensioni ci consente di dare una firma, una targa ai principali procedimenti di lavorazione che esamineremo durante questo corso. In particolare potremo vedere che in alcuni casi noi abbiamo delle sollecitazioni di compressione applicate nelle tre direzioni al nostro elemento. Questo è il caso, ad esempio, di lavorazioni di forgiatura, di stampaggio oppure lavorazioni di coniatura. In altri casi, le sollecitazioni sono sempre di compressione, però secondo due direzioni soltanto. Questo è il caso ad esempio del processo di lavorazione per laminazione. In questa lavorazione in particolare noi osserviamo che oltre le due tensioni di compressione ne abbiamo una di trazione applicata al filo per farlo passare attraverso alla filiera. Un altro caso importante e che si differenzia rispetto a quelli finora visti è quando le tensioni che agiscono sul nostro elemento sono essenzialmente di taglio e questo è il caso di lavorazioni come quella di tranciatura alla pressa, lavorazione frequentissima nella lamiera metallica. Infine, e questo è l'ultimo esempio che osserviamo in questa panoramica, il caso delle lavorazioni con utensili per asportazione di truciolo è alquanto più complesso in quanto noi dobbiamo applicare tensioni sia tangenziali sia normali al nostro elemento di materiale. Nella schematizzazione, vediamo appunto l'elemento utensile-pezzo. E truciolo per ottenere la lavorazione voluta. Ora ci interessa sapere come si comporta il materiale sottoposto a queste sollecitazioni e il modo più semplice è quello di prendere un provino, come questo che vediamo ora assieme e sottoporlo a trazione lungo il suo asse, abbiamo delle testate ingrossate per afferrarlo più facilmente, ci interessa quello che capita nella zona centrale a sezione costante, in modo da caratterizzare il comportamento del materiale. Per questo individuiamo alcuni parametri principali che terremo sotto controllo. Con riferimento ad un provino come questo individueremo un carico P assiale, che è quello che gli viene applicato. A noi interessa il rapporto tra il carico applicato P e la sezione A con 0 del nostro provino. Parliamo sempre di carichi unitari. Misureremo di quanto si allunga. Una zona centrale di lunghezza iniziale L con 0 si allungherà di una quantità ΔL e chiameremo il rapporto ΔL su L con 0 con E allungamento anch'esso naturalmente su base unitaria a dimensionata. Le dimensioni invece della tensione saranno quelle di una forza divisa per una superficie. Bene, prendiamo allora il nostro provino e vediamo quello che capita tracciando un grafico delle tensioni in funzione delle deformazioni e esaminiamo l'aspetto di un grafico tipico di questo genere. Osserveremo qualche cosa che somiglia allo schema che vediamo di fronte a noi. Partendo dall'origine, noteremo un tratto iniziale rettilineo piuttosto ripido, tratto di comportamento elastico, il tratto individuato da 0 ad A in questo grafico, in cui vale una proporzionalità lineare tra tensioni e deformazioni. A questo tratto segue una zona di eh, scostamento dalla linearità che individueremo generalmente quando questo scostamento è dell'ordine di grandezza dello 0,2% della deformazione impressa. Questa è una zona di transizione tra il campo lineare elastico e il campo non lineare plastico. Da questa zona inizia quella delle deformazioni plastiche. Ciò significa che se da un punto qualsiasi di questa zona noi sopprimiamo il carico, la deformazione fin qui acquisita verrà sostanzialmente mantenuta, abbiamo un ritorno a zero parallelo alla linea iniziale elastica, però avremo una deformazione permanente, avremo deformato permanentemente il nostro pezzo. Continuando a deformare plasticamente vediamo che aumenta la tensione, troveremo poi il, la spiegazione di questo fenomeno, fino a un certo punto individuato con la lettera G in questo diagramma, fino a un certo punto oltre al quale la tensione non aumenta più pur aumentando la deformazione. Anzi, da questo punto in poi la tensione diminuisce piuttosto rapidamente e si arriva alla rottura. È da notare che in questa zona, esamineremo il dettaglio, in questa zona la sezione del provino Diminuisce nettamente in una sola se parte. La deformazione non è più uniforme come era fino a questo punto, ma risulta concentrata. Esamineremo in dettaglio anche questo punto. A noi interessa però individuare soprattutto il campo delle deformazioni uniformi che possiamo imprimere e soprattutto il carico massimo al quale può resistere il nostro provino. A questo punto eh, vediamo di individuare un po' della nomenclatura relativa alla eh, la terminologia relativa alle grandezze in esame e per questo accanto ai termini tensioni e deformazioni nominali che avevamo già introdotto, tensioni e deformazioni nominali, in quanto riferiti all'area A con 0 iniziale e in quanto riferiti alla lunghezza L con 0 iniziale del nostro provino, noi accanto a questi dovremo introdurre dei termini tensione reale e deformazione reale, reale in quanto dividiamo il carico per l'area effettiva in quel momento del nostro provino, e riferiamo l'allungamento del provino a tutta la storia che esso ha subito. In realtà questo non complica molto le cose perché vediamo che noi possiamo collegare direttamente la sigma reale alla tensione nominale attraverso queste relazioni che sfruttano il principio del, della costanza di volume il volume A con 0L con 0 in campo plastico è uguale al volume area deformata per lunghezza deformata è costante e quindi facendo questi passaggi troviamo che la tensione reale è direttamente riferita alla tensione nominale attraverso la deformazione nominale anch'essa. Ancora vediamo che la deformazione reale Epsilon indichiamo con le lettere greche i valori reali, con le lettere latine quelle nominali, è riferita direttamente alla deformazione nominale E attraverso il logaritmo appunto di 1 più E. In campo elastico, quando le deformazioni e le tensioni sono relativamente basse, soprattutto le deformazioni sono basse. Eh, non c'è differenza sostanziale tra parametri nominali e parametri reali. Le differenze noi le troviamo quando andiamo nelle grandi deformazioni plastiche. In campo elastico sono sostanzialmente equivalenti. A questo punto siamo equipaggiati per procedere nell'analisi del nostro diagramma carichi-deformazioni e in particolare per esaminare delle astrazioni, delle semplificazioni che ci consentiranno di modellizzare in modo semplice il fenomeno davanti a noi. Consideriamo in primo luogo il campo elastico. Allora diciamo che la pendenza della nostra retta in campo elastico, la pendenza della linea σ epsilon, è rappresentata dal modulo elastico E maiuscolo del nostro materiale, costante del materiale di grandissima importanza. Questo schema si riferisce ad un modello idealizzato di materiale perfettamente elastico. Le deformazioni elastiche, però, sono una parte molto piccola della deformazione totale, per cui. In un processo di formatura per deformazione plastica potremmo utilizzare il secondo schema in via di semplificazione in cui abbiamo un materiale rigido plastico, in cui cioè consideriamo nulla le deformazioni elastiche e poi le deformazioni plastiche avvengono a tensione costante. Combinando assieme i primi due schemi abbiamo uno schema di materiale elastico perfettamente plastico che dopo deformato elasticamente non aumenta più la resistenza a deformazioni plastiche per grandi che esse siano. Più vicini ai materiali reali, anche se un poco più complesse, sono lo schema del materiale rigido plastico ma con incrudimento la sigma aumenta all'aumentare della epsilon in campo plastico. E infine, combinando il primo schema con il quarto, quello un po' più vicino alla realtà, materiale elasto plastico con incrudimento. Quindi, accostiamo a questi due tratti. Una delle relazioni che ci consentono di esprimere nel modo più semplice le proprietà del materiale di nostro interesse. Queste relazioni sono per quanto riguarda il tratto elastico, come abbiamo visto, una semplice legge di proporzionalità, una legge di proporzionalità che ci esprime appunto la tensione come proporzionale alla deformazione epsilon tramite il modulo elastico del materiale e maiuscolo. Per quanto riguarda invece il campo plastico, che sarà quello di nostro reale interesse per le principali lavorazioni, noi esprimiamo la sigma come proporzionale alla deformazione epsilon elevata ad un esponente n. Questa legge esponenziale porta il nome di legge di Ludwig da quello che l'ha sviluppata e eh, può essere, con buona approssimazione, estesa fino a coprire l'intero campo di deformazioni di interesse per le nostre lavorazioni. Ora, rimanendo sempre nel campo delle deformazioni plastiche uniformi, Vediamo come si comportano alcuni materiali di interesse tecnologico, in particolare come questi parametri che ne determinano le relazioni tra tensioni e deformazioni vengono influenzati dalle grandezze di principale interesse pratico. Prima fra tutte, la temperatura. Noi sfrutteremo il fatto che la temperatura tende a diminuire la resistenza meccanica del materiale ed aumentarne la duttilità, proprio nell'eseguire lavorazioni a caldo con cui con una minore energia e soprattutto minori tensioni e pressioni riusciamo a ottenere un certo risultato. Esaminiamo qualche indicazione quantitativa. In primo luogo, vogliamo renderci conto per i principali materiali di interesse tecnologico, quali sono i campi di tensioni e i campi di deformazioni di caratterizzazione. Vediamo che per quanto riguarda gli acciai, le curve superiori, passiamo da un acciaio a basso tenore di carbonio a un acciaio legato, un acciaio a tenore medio di carbonio, notiamo che le eh, deformazioni plastiche si collocano, vanno a coprire delle epsilon che arrivano fino al valore unitario e anche più, con delle tensioni dell'ordine di grandezza delle centinaia o delle poche migliaia di newton al millimetro quadro. Se passiamo a leghe leggere scendiamo a poche centinaia di newton al millimetro quadro, se però teniamo conto il minor peso specifico di questi materiali vediamo che per una data massa riusciamo ad ottenere una resistenza meccanica paragonabile a quella degli acciai, quando non superiore, e questo è il principale motivo dell'utilizzazione di leghe di questo genere nell'ambito del trasporto, in particolare del trasporto aeronautico. Ancora, possiamo vedere come si semplifica dal punto di vista della rappresentazione grafica, la legge di Ludwig con un semplice cambiamento di coordinate. Data la forma, noi la possiamo rettificare riportando il tracciato carichi unitari, deformazioni relative, sul piano logaritmico. Esaminiamo questo caso per il, con riferimento ad un eh, alluminio commercialmente puro, materiale per il quale noi definiamo, secondo appunto la legge di Ludwig, la sigma come proporzionale alla y elevata a circa 0,3, coprendo un campo di deformazioni fino a y uguale 0,6. Passando al diagramma doppio logaritmico, noi vediamo che questa stessa relazione prende la forma particolarmente semplice rappresentata nel nostro schema e ci consente, cosa assai pratica per le applicazioni, di approssimare i risultati sperimentali mediante una retta. Molto frequentemente, non interessando il campo elastico per le operazioni di formatura, possiamo trascurare senz'altro la parte corrispondente al comportamento elastico e utilizzare esclusivamente questa zona per quanto riguarda la caratterizzazione del nostro materiale. Semplificazione considerevole e largamente utilizzata. Torniamo ora all'influenza appunto dei eh, principali parametri ambientali. Abbiamo citato la temperatura, importantissima, su cui torneremo, sulle caratteristiche elastiche, ma soprattutto in campo plastico dei nostri materiali. In particolare, consideriamo ora il caso della pressione idrostatica. La pressione idrostatica aumenta la capacità del materiale di deformarsi senza rompersi. Da un punto di vista puramente qualitativo noi possiamo vedere un andamento del genere di quello indicato. Una eh, curva carichi deformazioni rappresentata a pressione ambiente dal tratto più basso, mano a mano che viene aumentata la pressione idrostatica, dà luogo a un considerevole aumento della deformazione applicabile, un debole aumento anche della sigma, e questo è tale da poter produrre deformazioni plastiche misurabili anche in materiali che sono considerati rigidi in condizioni ambienti. In particolare pressioni idrostatiche sufficientemente elevate possono permettere di ottenere deformazioni plastiche notevoli in materiali come il marmo, che notoriamente è fragile in condizioni ambientali però sottoposto ad elevate pressioni idrostatiche può ammettere notevoli deformazioni plastiche prima della rottura. Naturalmente questo principio lo applicheremo soprattutto a dei metalli, ad esempio nel procedimento di estrusione idrostatica in cui utilizzeremo una pressione idrostatica per aumentare notevolmente la duttilità dei materiali in questione. Ora, prima di procedere, vediamo quello che capita nella parte terminale della curva carichi-deformazioni, quella appunto nella quale la, la deformazione si concentra tutta in una zona sola del provino. Non abbiamo quindi più deformazioni uniformi come prima. Di colpo il nostro provino, sottoposto a trazione, comincia a allungarsi ed a restringersi soltanto in una zona centrale. È il fenomeno cosiddetto della strizione. Se noi prendiamo un provino rotto, Possiamo esaminare su questo quello che è avvenuto, in particolare, notiamo che nella zona nella quale è avvenuta la frattura di questo provino c'è un restringimento ben marcato dell'ordine di grandezza di alcune decine di percento. Durante tutta la fase di restringimento in questa zona, la restante parte del provino non subisce più alcuna deformazione aggiuntiva. Questo fenomeno è tipico dei materiali duttili, che lo presentano tutti in misura maggiore o minore, ed è di importanza tale che è opportuno che ne analizziamo alcune implicazioni. Il fenomeno, da un punto di vista puramente qualitativo, si innesca quando l'aumento di resistenza unitaria del materiale provocato dall'incrudimento non è più in grado di far fronte alla diminuzione di sezione resistente prodotta dall'allungamento e dalla conseguente restrizione trasversale essendo la deformazione a volume costante. A questo punto se in una zona qualsiasi del provino accidentalmente si manifesta una concentrazione di sollecitazioni, dal momento in cui comincia a diminuire la sezione si concentrano in questa tutte le deformazioni e e la riduzione di sezione prosegue localizzata fino a quando il provino cede di schianto, in quanto la sezione resistente rimasta risulta insufficiente a reggere il carico applicato. Vediamo di eh, modellizzare in maniera semplice questo fenomeno collegandoci alla legge che lega tra di loro deformazioni e tensioni in campo plastico in maniera tale da darne ragione. Abbiamo, possiamo utilizzare una schematizzazione di questo genere. Notiamo, come abbiamo visto prima, sulla nostra provetta come le deformazioni si concentrino tutte quante in questa zona ristretta, raggiungendo il doppio, anche il triplo di quelle che hanno raggiunto nelle rimanenti zone del provino. È chiaro che se in questo caso noi riferiamo l'allungamento all'intero tratto utile di lunghezza L, Otteniamo delle informazioni di scarso interesse perché riferiamo delle deformazioni che avvengono in una zona ristretta ad una zona più lunga, in buona parte in condizioni stazionarie. Allora è opportuno che individuiamo l'innesco di questo fenomeno e che lo colleghiamo appunto con i eh, parametri che definiscono il comportamento plastico del nostro materiale. Questo lo possiamo fare abbastanza facilmente se noi individuiamo da un punto di vista analitico il punto di carico massimo, come quello per il quale la derivata rispetto alla deformazione del nostro carico risulta uguale a zero. Individiamo quindi un punto di massimo e in questo schema troviamo quindi che il carico è massimo quando la derivata di P rispetto ad epsilon è uguale a zero. Introduciamo ora i termini relativi al nostro trasformazione che consideriamo a volume costante, quindi mettiamo in relazione tra di loro la sezione istantanea A del provino con la sezione iniziale A con 0 e la deformazione e quindi esprimiamo il carico in funzione della tensione sigma dell'area iniziale E con 0 e di E elevato a meno ε. A questo punto possiamo esplicitare la nostra derivata che individua il punto in cui si innesca il fenomeno della strizione. Evidentemente, dato che A con 0 è diverso da 0, perché questa derivata si annulli, si deve annullare il termine tra parentesi quadre. E perché questo avvenga, de, dobbiamo ottenere la condizione de sigma su de uguale a sigma, e cioè in conclusione la deformazione alla quale il carico è massimo e quindi si innesca il fenomeno della strizione è molto semplicemente pari all'esponente n della nostra legge di Ludwig. Abbiamo quindi messo in relazione tra di loro l'esponente n, che da un lato mi determina la capacità di incrudimento del materiale, con la deformazione alla quale si innesca il fenomeno della strizione. Questo è molto importante perché vuol dire che potremo avere deformazioni uniformi fin tanto che ε è minore di n, mentre cadiamo invece in instabilità, dopo questa si innesca la strizione e subito dopo di essa la rottura, quando appunto raggiungiamo questo valore epsilon con S uguale a N. Successivamente, per valutare l'entità della deformazione plastica, ci riferiamo soltanto alla variazione di sezione resistente ristretta nel fenomeno della strizione. Consideriamo quindi la nostra e riferita all'intera lunghezza utile del provino soltanto fino a quando e con s è epsilon minore o uguale a n. Ora per concludere vediamo di esaminare gli effetti delle principali grandezze di influenza, ne avevamo citata una prima, la pressione idrostatica, abbiamo citato l'altra, l'esistenza della temperatura e vediamo per un dato materiale, in questo caso un acciaio a basso tenore di carbonio, in che modo l'aspetto della curva sigma epsilon viene influenzato dalla temperatura. Notiamo che a velocità di deformazione costante, la velocità di deformazione entrerà anche in gioco, la temperatura non influenza soltanto l'ordinata del diagramma, aumentando le temperature le ordinate diminuiscono, è necessario un carico sempre minore per produrre deformazioni di una certa entità. Ma la temperatura, soprattutto in una zona di transizione, agisce anche sulla pendenza del diagramma. Vediamo comunque come il passare da temperature dell'ordine di grandezza della temperatura ambiente a poche centinaia di gradi fino a temperature dell'ordine di grandezza compresi tra gli 800 e i 1200 gradi permetta di ridurre alla terza, anche alla quarta parte il carico necessario per produrre la deformazione voluta e consenta ancora di avere deformazioni assai più grandi a parità di carico. E soprattutto avere deformazioni molto grandi prima che si producano fenomeni di rottura. Aumenta la duttilità con la temperatura. Non è però questo il solo fenomeno che avviene. Proviamo a mettere in gioco contemporaneamente la temperatura e la velocità di deformazione. Esamineremo allora eh, qualche cosa di un po' particolare, qualche cosa che ci complica momentaneamente il nostro panorama, ma che dobbiamo affrontare, i due fattori, temperatura e velocità di deformazione, non hanno un effetto puramente additivo. Esaminiamoli su questo grafico in cui noi abbiamo appunto la, eh, per una deformazione data pari a 0,5 l'effetto di temperatura parametrico e l'effetto di velocità di deformazione in ascisse a y punto uguale a 1 secondo meno 1 a 100 secondi a meno 1, sulla tensione sigma necessaria per produrre una certa deformazione. E allora vediamo che se a velocità relativamente bassa l'effetto risulta scalato nel modo indicato da questo ventaglio di linee, Vediamo che all'aumentare della velocità di deformazione questo ventaglio converge, cioè gli effetti di temperatura da una parte e velocità di deformazione dall'altra non possono essere considerati disgiuntamente. In particolare se a temperatura ambiente 20 gradi, o 100 gradi, è quasi temperatura ambiente per un acciaio, la velocità di deformazione ha pochissima influenza, a 1000, 1100, 1200 gradi, le temperature alle quali si fanno lavorazioni per deformazione plastica, l'effetto della velocità di deformazione è assai grande. In termini pratici dobbiamo tenere presente che velocità di deformazione e temperatura interagiscono tra di loro, non possono essere considerati indipendenti uno dall'altro. Ancora possiamo esaminare su un campo di deformazioni più ampio e per un minor campo di variazioni, di velocità di deformazione, la situazione per lo stesso materiale e riconoscere che le nostre schematizzazioni sono relativamente semplici approssimazioni di una realtà piuttosto complessa. In questo caso abbiamo portato la temperatura in ascisse, la nostra deformazione 0,5 è costante e abbiamo curve parametriche in funzione della velocità di deformazione. Bene, queste curve in certe zone si accavallano tra di loro, quindi l'influenza della velocità di deformazione è in realtà variabile al variare della temperatura e non può essere considerata costante. In conclusione diciamo che caso per caso, materiale per materiale, dobbiamo procurarci delle curve di flusso plastico per individuare correttamente i parametri e i loro valori quantitativi nel campo di temperatura velocità di deformazione nel quale noi dobbiamo operare. La prova a trazione ci consente di individuare questi parametri sperimentalmente. Quando dobbiamo imprimere delle deformazioni nettamente maggiori di quelle che possiamo imprimere a trazione prima della rottura, possiamo ricorrere a prove a compressione. Nella prova a compressione possiamo avere delle deformazioni che superano largamente il valore unitario, si può arrivare a 1,5-2,2,5, senza rottura del provino in condizioni favorevoli e quindi ottenere le nostre curve di flusso plastico, il cui aspetto generale, ricordiamolo, è un aspetto di questo genere curve atte a descrivere completamente il comportamento del materiale nelle più diverse condizioni. Un atlante di curve di flusso plastico reca tutta una serie di grafici di questo genere ottenuti per velocità di deformazione diverse in un campo sufficientemente ampio da ricoprire tutte quante le condizioni di lavorazione praticamente incontrate. Sono necessari basi dati di questo genere per poter affrontare la pianificazione delle lavorazioni plastiche dei materiali metallici nelle diverse condizioni di officina. Inutile dire che naturalmente al giorno d'oggi queste base dati sono raccolte su base magnetica, non più su base grafica come erano fino ad oggi, in modo tale da consentire un facile sfruttamento in campo pratico.